Ciao amici e bentornati sul canale multidisciplinare dell'Articolaio. Oggi volevo prepararvi un aperitivo italiano, nato tra il 2000 e il 2005 su in Trentino Alto Adige, creato appunto da un nostro connazionale e si chiama Hugo, l'aperitivo, non chi l'ha inventato. È un'alternativa fresca e diversa al solito Spritz. Quindi molto semplice, partiamo subito con la preparazione. Quindi prendiamo il nostro calice e lo andiamo a raffreddare con il ghiaccio. Allora, mi raccomando, il ghiaccio potete prenderlo anche con le mani perché tanto siamo a casa e quindi prendetelo pure con le mani. Andiamo a raffreddare il nostro bicchiere. Potete anche tranquillamente lasciarlo già in frigo. Il bicchiere, quindi tirarlo fuori già bello freddo. Ok, una volta che avete raffreddato bene il bicchiere, lo andiamo a scolare dal ghiaccio, quindi in questo modo. E voilà, bene. Poi, come si fa l'ugo? Allora, l'ugo ha dei principi che sono uguali identici allo spritz, quindi ha il prosecco, ha la soda. Però al posto dello spritz, quindi il liquore, hanno un sciroppo ai fiori di Sambuco. Si può utilizzare anche il liquore che tra i più conosciuti è il Saint Germain, che è un liquore ai fiori di Sambuco, però in questo caso noi utilizziamo lo sciroppo, anche perché in casa ho questo. Ah, tutti a terra! Mi è partito una bella versata di prosecco. Bella, abbondante, generosa, come se fosse una dose classica in un calice di prosecco. Andiamo a mettere 30 ml di sciroppo. E voilà, un odore fantastico. Bene, e poi uno splash di soda. Ecco qua lo splash. Andiamo ad aggiungere sempre un po' di ghiaccio, che i cocktail, oltre ad essere buoni, naturalmente devono essere anche belli. Quindi adesso andiamo a mettere un po' di mentuccia, quindi la menta che dà un po' di freschezza. Andiamo a tirar via le foglie dal ramo, gli andiamo a dare una bella pacca e lo inseriamo. Questo perché va a tirar fuori tutti gli oli essenziali. Diamo una bella mescolata. Andiamo a guarnire con un germoglio di menta, in questo modo, e poi mettiamo del lime fresco. Il lime, allora, vi spiego un trucchetto. Se la pelle è lucida, vuol dire che è molto sottile ed è pieno 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 di succo. Ma sono ancora bravissimo. Allora, in questo caso andiamo a tagliare una bella rondella. Con le pinzette, se le avete, potete utilizzarle tranquillamente per inserirlo all'interno. Ecco qua. E oggi abbiamo preparato per voi l'ugo, alternativa allo spritz. Ugo, e si chiama Ugo se ne ordinate due, è sempre Ugo, non è Uki, mi raccomando. Senza cannuccia, perché è bello bere un cocktail direttamente assaporandolo dal bicchiere, senza farlo passare da quella cavolo di cannuccia di plastica. Quindi, Ugo, 30 ml di sciroppo di fiori di Sambuco, una dose generosa di prosecco e soda o acqua frizzante, mentuccia e lime. Questo è l'ugo, un aperitivo completamente italiano. Quindi ragazzi, se vi è piaciuto il video, mettete un bel like qui sotto, ricordatevi di iscrivervi sempre qui sotto al canale e commentare con quello che volete vedere la prossima volta. Da Simone al canale multidisciplinare, un saluto e alla prossima. Ciao!